Ciao Babbo YouTube, io sono Indy e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video. Siamo ritornati qua con le interviste, quello che fa sì che ogni persona venga abbastanza spolpata nel mio canale, venga conosciuta mano a mano con alcune delle domande a vari youtuber famosi e non famosi. Scopriremo un pochettino nuove persone che potrebbero interessarvi e questa volta con me abbiamo XGold. Ciao, ciao Indy, grazie mille per l'opportunità. Allora, siamo qui un pochettino per vedere che cosa ha da offrirci XGold sopra YouTube. Allora, come mai hai scelto questo nome? C'è una piccola premessa da fare che riguarda tanto il mio canale e il nome. E cioè, alcune persone che mi seguono da tanto tempo sanno che effettivamente questo non è il mio primo canale. Con questo ne conviene il fatto che questo qua non è stato il mio primo nome, ma bensì il nome che avevo all'inizio ha influito davvero tanto sulla scelta di quello nuovo. C'era una parte comune del nome che era il Gold. Molte persone sui social mi chiamano semplicemente Gold perché è stato il nome che ho scelto all'inizio. Nel primo canale non avevo questo nome qua, avevo soltanto la parte Gold. E la transizione abbastanza dolorosa dal primo canale al secondo mi ha fatto scegliere la prima parte del nome, che è appunto XGold, proprio per marcare il distaccamento tra il primo canale e il secondo. E direi che è principalmente questa la ragione per cui ho scelto XGold. Il prefisso X non fa altro che marcare quanto ci sia stato un cambiamento tra il personaggio che era prima nell'altro canale e questo qua. Però alla fine sono sempre Gold, le persone mi hanno sempre chiamato Gold. Ma come mai hai scelto proprio anche nel vecchio canale il nome Gold, la parola Gold? Questo qua deriva da una cosa ancora più vecchia, quando non avevo nemmeno la più pallida idea di come si potesse gestire un canale o generalmente come funzionasse internet. Era le prime volte che giocavo con la mia prima console, un Xbox 360, e avevamo questo piccolo clan di amici dove ognuno aveva il proprio nome, che era un metallo. Quindi avevamo il silver, il gold e il platinum e anche altri, e io appunto ero gold e c'era un altro prefisso che era il nome del clan e poi ognuno di noi che aveva il nome del metallo, e questo qua me lo sono portato appunto dal passato. Come mai hai iniziato a fare lo youtuber? È principalmente partito come un piccolo progetto tra amici nel 2016. Abbiamo deciso di unirci, io e altre due persone che all'epoca erano molti, molto miei amici e persone vicine, e abbiamo deciso di fondare un canale in tre, e ognuno di noi avrebbe ricoperto una tipologia di videogiochi e appunto determinati videogiochi, quindi ognuno aveva la propria rubrica e i propri appuntamenti settimanali. E diciamo che lì sul momento era un bel progetto, era ben organizzato, avevamo fatto tutti e tre degli studi su come potevamo portare a termine il nostro obiettivo e su cosa portare. E questo appunto ci ha portato ad un buon punto, finché le cose semplicemente non sono cambiate. Quali sono stati i tuoi pensieri e perplessità con i primi tuoi video? Beh, c'erano due grandi problemi. I primi erano i tecnicismi con i video, cioè proprio i settaggi, che la qualità fosse buona, il discorso, proprio come spiegare le cose, tant'è che se mi capita di riguardare uno dei miei primi video sembrava quasi che stessi leggendo un copione, quando invece la spontaneità adesso è ciò che fa andare avanti i miei discorsi. E l'altra invece era principalmente la parte personale, quella emotiva, cioè proprio il pensare cosa le persone potessero pensare di me nel mentre che guardavano il video. E quella devo dire che è una cosa che ogni tanto mi chiedo ancora. Cos'è che spinga le persone a guardare i miei video? Però insomma lo fanno e apprezzano. Come mai hai scelto di fare questa tipologia di video? So che la maggior parte del tuo canale è molto sul survival, sui vari giochi survival, esatto. Space Engineer, e Factorio e molto altro. Come mai hai scelto questi tipi di video? Perché sono molto tecnici e soprattutto danno parecchio sfogo alla creatività. Soprattutto con Space Engines, che è stato praticamente l'80% del mio canale, soprattutto all'inizio, avevo proprio la possibilità di fare tutto ciò che volevo. Costruire quello che pensavo, modificare le cose, poi il livello di dettaglio di questi giochi ti dà la possibilità di ottenere lo stesso risultato in 5 modi diversi, ed era proprio quello il bello, esplorare tutti i modi possibili. Tant'è che tuttora la maggior parte dei giochi che porto sono proprio improntati a questo, ai tecnicismi e alla creatività.
Cosa hai provato la prima volta che hai iniziato ad avere anche dei fan, delle persone che iniziavano a acclamare ciò che facevi? Questa qua è una cosa che ancora non riesco ad assimilare bene, perché generalmente non sono una persona che apprezza tanto i complimenti, cioè mi mettono in imbarazzo. E sapere che delle persone avevano comprato ad esempio Space Engineers o Rimworld o altri giochi perché avevano visto un mio video e gli era piaciuto come io lo stavo giocando, era una bella sensazione, ma una sensazione a cui non ero abituato, tant'è che tuttora non riesco effettivamente ad apprezzare molto i complimenti, sebbene ogni tanto ne arrivino e fanno molto piacere. Cosa farai se un giorno dovessi arrivare ad esempio a 100.000 iscritti? Potrei considerare davvero di intraprendere questa carriera. Ci sarebbe molto più tempo disponibile, molti più fondi disponibili da investire sul canale, e questo porterebbe ad un'organizzazione molto diversa, che probabilmente porterebbe ad una qualità più alta. La possibilità di produrre dei progetti trasversali al canale sarebbe sarebbe un bello scenario. Ok, adesso andiamo un po' con alcune domande abbastanza in generale. Questa volta non solo sul tuo canale, ma su dei pensieri o delle opinioni su, YouTube. La prima domanda è: cosa ne pensi di YouTube come piattaforma? Sin da quando YouTube è effettivamente stata fondata, l'ho sempre visto come un ottimo strumento. Un ottimo strumento di intrattenimento. Avere letteralmente la possibilità di cercare qualsiasi cosa che ti piace semplicemente con una ricerca veloce, è anche soltanto l'idea, è effettivamente interessantissima, lo è tuttora. Ovviamente andando avanti con il tempo ci sono state regolazioni sempre più pesanti e quindi YouTube è iniziato a diventare un po' più complessa, però c'è anche da dire che la community stessa, YouTube come piattaforma, si è ampliata ed è migliorata, quindi parliamo proprio di un grande miglioramento di qualità. Cosa ne pensi di YouTube Italia? Sai che più o meno ultimamente la maggior parte degli YouTube italiani sono quasi arrivati a essere family friendly, a portare quello che non piace a loro ma piace alla massa, diciamo. Cosa ne pensi di questa cosa, di questo stile che fanno tutti gli YouTuber italiani? È più assimilabile semplicemente a un fenomeno internazionale, non è soltanto italiano. Ormai con queste, appunto, con le regolazioni, soprattutto di recente in materia di privacy o di contenuti, diciamo, non proprio family friendly, c'è stata una richiesta un po' più alta di serietà e quindi di censura, e questo gesto da parte degli YouTuber italiani, come semplicemente da quelli di altre nazioni, non è altro che un modo per mettersi in regola se vuoi portare a casa i tuoi risultati. È un po' triste sotto quel punto di vista, perché magari per alcuni può tarpare le ali, però se è necessario, secondo me, è giusto farlo. Quando però non è troppo pesante come cambiamento. Pensi che un giorno YouTube possa diventare un lavoro? Vorrei dirti di sì, però non siamo più nello YouTube di 9 anni fa. E soprattutto in questi ultimi anni i profitti di YouTube si è visto che sono effettivamente diventati un po' più bassi. Molte persone hanno reinvestito sulle piattaforme di streaming e semplicemente perché gli conveniva di più, c'era meno lavoro dietro, oppure semplicemente avevano un ritorno monetario più grande. E non che YouTube sia soltanto il ritorno monetario, però non è esattamente più semplice di questi tempi riuscire a farne una carriera. Però non è impossibile, anzi, YouTube insieme ad altre fonti di sostentamento può dare davvero la possibilità di costruire una bella carriera. Questa cosa qua può, diciamo, un giorno o l'altro potrebbe arrivare a un bel traguardo. Speriamo, dite incrociate, ma La speranza è quella. Appunto. Vabbè, abbiamo finito così con queste domande e ti ringrazio moltissimo per le tue opinioni anche su questa categoria su YouTube in Grazie generale. Grazie mille a te. Prego, prego. E quindi vi consiglio di passare nel suo canale perché fa veramente video molto, molto belli sopra i giochi survival, come ho detto, su Space Engineer, Rimworld e Factorio e molti altri giochi. Se vi interessa passate immediatamente da lui, come anche ha detto. E nient'altro. Spero tantissimo che questa intervista ti sia piaciuta. Assolutamente sì, è stato molto interessante. Quindi, allora, finiamo così con questa piccola intervista.
spero a tutti voi che questo video vi sia piaciuto. Da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto lasciate una bella zampata sopra, mi piace. Se vuoi salutare. Certo, ciao a tutti, grazie mille. E noi vediamo di rivederci la prossima volta. Ah!